No, di sta macchina qui. Questa qui viene 5.300 euro. È un prezzo ridicolo, è un 3.200 V6. Sicuramente è molto più raro. Voglio fare un endorso per Autobaselli, che poi tra l'altro c'ha anche un canale social. Vorrei fare un endorsement per questa macchina qui, dico di comprarla, invece di quella in vendita di un famoso influencer, a 11.800, cioè il doppio. Questa auto molto più rara, ma questa è un'auto da collezione, è un'auto da comprare a questo prezzo qui, eh. Io non conosco Autopaselli, non so chi sia, ma è un prezzo onestissimo. Per un 3.200 V6 24 valvole ne hanno fatte davvero poche. Lancia Tesis, berlina di lusso, disegnata e realizzata totalmente in Italia, per la qualità e l'eleganza componente è stata scelta come l'auto di riferimento. Adesso penso che sia aggiornato, perché è proprio il sito... Sono incappato per caso, avevo visto un'inserzione di Link Moto e poi sono andato a cascata e ho visto questa. Questa è un'auto rara, signori. Questa è un'auto rara. Invece quell'altra, che non è rara, te la vendono a 11.800. Solamente perché c'ha la patacca sopra. Pac, c'ha la patacca, capito? La patacca. Prende come Grana Padano, però è Grana Padano scaduto, capito? A 11.800. Questa invece te la vendono giustamente al suo prezzo. Un famoso influencer la vende a 11.800. 2020 valvole, molto più comune di questa. Questa era il top di gamma. Cioè... Lo sapete, no? Come funziona l'Istan Classica? Andiamo a vedere l'Istino 4 ruote, laptop di gamma, non solo quello delle Canarie che vi dà la lezione, sono un po' più sempliciotto, sono la romagnola, uno che parla diretto. Quello delle Canarie è un... Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, cosa faccio? Sono uno che parla diretto, ok? Quindi noi abbiamo... Questa era la top di gamma, veniva a 108 milioni, come giustamente dice l'articolo, e viene venduta a un prezzo ridicolo. Ridicolo. Però l'influencer, no? Quello lì che vive là al nord Italia, te la vende a 11.800 il 2000, molto più comune.